Allora, ciao, salve a tutti, ringrazio chi sta qui, è venuto ad ascoltarci e soprattutto ringrazio Carla perché ci ha dato l'occasione di inserirci in una delle sue lezioni in questo terzo ciclo, mi sembra, terza lezione, in cui lei ha già parlato su lavoro, classi e disuguaglianze. Diciamo che a noi specificamente ci interessava vedere la disuguaglianza dal punto di vista lavorativo delle donne, quindi di andare a analizzare il mercato del lavoro in un'ottica di genere. Noi ci siamo avvalse da una parte dal punto di vista teorico di alcuni scritti ripresi da Contraddizione di Carla che ha scritto e che diciamo sono stati uno spunto molto interessante, anche perché secondo noi contengono degli elementi, come dire, di anticipazione, soprattutto sul discorso della femminilizzazione del lavoro, e sono lungimiranti. E da una parte ci siamo avvalse della lettura critica che ha fatto in qualche modo un economista Vertova, Giovanna Vertova, che ha analizzato le statistiche in un'ottica di genere, sempre analizzando il mercato del lavoro. Dunque, come prima slide, da una parte vedete una immagine che fa parte di un collage. Proprio in considerazione che è il centenario della rivoluzione russa di Lyubov Popova, che è un artista che faceva soprattutto tessitura e lavori artistiche per il teatro nei tempi diciamo più o meno prima e dopo la rivoluzione russa. Diciamo che lei già con alcune altre artiste ben poco diciamo conosciute, non a caso donne poco conosciute, che in quell'epoca in qualche modo sono in un certo modo femministe, già dal vestito che potete vedere, dove non c'è una visibilità tranne un gonnellone, ma insomma non c'è una visibilità in cui diceva che i vestiti comunque non dovevano dare subito una connotazione di genere. Poi un'altra parte che abbiamo messo è questa frase di Marx ripresa nel processo di accumulazione del capitale del volume primo, che dice: il processo di produzione capitalistico, considerato nel suo nesso complessivo, cioè come processo di riproduzione, non produce solo merce, non produce dunque solo plusvalore, ma produce e riproduce il rapporto capitalistico stesso, da una parte il capitalista e dall'altra l'operaio salariato. Proprio in questa parte di produzione e riproduzione del rapporto capitalistico vediamo che in qualche modo sia la donna fondante di questa riproduzione, proprio di alcune relazioni capitalistiche che in qualche modo si andavano e si vanno perpetuando. Sicuramente, come dicevate, dicevamo prima, il discorso è da fare rispetto anche a un'epoca precedente, dove prima della nascita del capitalismo c'è il cosiddetto patriarcato. Ma quello che ci interessa, al di là di tutto il discorso storico o antropologico del patriarcato, è quello di vedere come ad oggi il capitalismo riesce in qualche modo a far proprio, a sussumere tutto ciò che veniva fuori dal discorso patriarcale, quindi di subordinazione da parte della donna, sia dal punto di vista lavorativo, ma anche di immagine simbolica che il capitale nel corso del tempo e soprattutto all'oggi, perché poi quello che ci interessa è rimettere il discorso al centro del ragionamento è quello del modo di produzione capitalistico e specificamente quello femminile. Quindi andiamo a parlare, poi se volete potete interrompere, insomma, se c'è qualcosa sicuramente non sarò completamente chiara, ma Quando dice la femminilizzazione del lavoro ci potrebbe arrivo arrivare. poi. Ok.
Quindi, per esempio, Carla dice in uno dei suoi scritti, dei stralci che abbiamo preso, che magari in qualche modo si evidenziano più con chiarezza questo tipo di ragionamento. Individuare la specifica relazione lavorativa e sociale incentrata sul ruolo femminile, modo di produzione che ha immesso le forze femminili nel mercato del lavoro, in quanto strutturalmente bisognoso di ampliare forza lavoro, possibilmente intercambiabile, riproducibile e sempre sostituibile. Tale specificità sessuata dell'estrazione globale di plusvalore presenta vantaggi inestimabili. Se infatti in termini materiali economici significa erogazione di forza lavoro tendenzialmente sottopagata e semigratuita e quindi più elevato tasso di plusvalore, appropriabile in termini di rappresentazione sociale, costituisce il perno della stabilità di un sistema. La costruzione capillare di un'identità disgregata nella costante erosione o comunque fragile, inserendola poco alla volta in un ordine simbolico in cui percepire inferiorità, dipendenza, impotenza al punto da secondare la propria dissoluzione nell'identità oppressiva dell'altro, ha potuto facilmente estendersi proprio da uno dei maggiori trampolini della pervasività capitalistica, da laboratorio donna proletarizzata al resto della società dominata. In tutte, diciamo, le epoche storiche dalla nascita essenzialmente del capitalismo, vediamo come l'introduzione delle donne a esercito salariale di riserva ha sempre costituito in alcune epoche e soprattutto attraverso le crisi in qualche modo una capacità di poterla in qualche modo subordinarla, e questo si vede anche rispetto anche a alcune politiche. Per esempio nel 2008, dopo la crisi, c'è stata un'opera proprio di sostituzione. Molte donne, e poi più là ne riparliamo, però sono entrate nel mondo del lavoro soprattutto nell'area terziaria, che è quella che ha avuto più occupazione. Ma l'area terziaria perché? Perché in quell'area terziaria sono quelli dove i lavori, più specificamente femminili, sono quelli che maggiormente costituiscono una femminilizzazione del lavoro, cioè la donna in qualche modo era adatta sia dal punto di vista lavorativo ma sia dal punto di vista simbolico, come è stata detta, in quella sua costante e comunque fragile erosione, in quella sua dipendenza, in quella sua impotenza, da comunque costituire in qualsiasi periodo la possibilità di estrarre plusvalore e non solo. Femminilizzazione del lavoro. Femminilizzazione del lavoro non a caso un termine interno al processo di ristrutturazione del capitale. Per cogliere questa categoria economica attuale bisogna conoscere il senso capitalistico del lavoro femminile, saperne riconoscere la forma, l'astrazione della sua sostanza che accomuna le reiterate pretese imprenditoriali sul mercato mondiale, oltre i livelli di selezione agli accessi lavorativi, marginalità, ghettizzazione, stagnazione, esclusione. Non bisogna trascurare la femminilizzazione portata avanti anche sul terreno dell'organizzazione sociale, quale attacco a tutte le forme di salario indiretto e differito. Nel senso che la donna, oltre appunto a essere cuscinetto o sostituzione in alcuni tipi di lavoro, a seconda dell'andamento economico, di fatto anche all'interno delle mura domestiche è sostitutiva del welfare, tutto del welfare pubblico, se pensiamo al lavoro di cura, al lavoro domestico a cui è occupata la donna, no? Il tempo del lavoro e il tempo del lavoro anche della riproduzione. Quindi il capitalismo non è neutro rispetto alla classe e non è neutro rispetto al genere, proprio perché anche rispetto al genere ci sono vari attacchi, cioè non è che per tutti è così, diciamo a seconda dell'appartenenza di classe, chiaramente. È ben diverso l'attacco che viene fatto a una donna borghese diverso è l'attacco che viene fatto a una donna proletaria o in via di proletarizzazione.
Rispetto all'oggi, vediamo come il capitalismo, nei suoi aggiustamenti, porti un attacco sempre più pesante sia al mondo del lavoro produttivo, estrazione di plusvalore alla classe lavoratrice, sia al lavoro della riproduzione sociale della forza lavoro, includendo tutte le attuali politiche del mercato del lavoro, Job Act, voucher, part-time, varie tipologie contrattuali atipiche come il telelavoro e la diffusione del welfare aziendale. Quando si parlava di laboratorio poi esteso, e lo vediamo oggi soprattutto i giovani, il tipo dei contatti atipici, però di fatto storicamente da tempo la donna già vive questo tipo di e continua a vivere sempre di più queste forme atipiche di lavoro, no? E queste forme di contrattazioni che non sono mai garantite, ma che la rendono oltretutto sempre più precaria, no? Adesso vediamo le grandezze del mercato, perché quello che abbiamo detto è dal punto di vista teorico, però lo vediamo ad oggi nell'attualità come di fatto attraverso le dati statistiche, dei dati statistici, questa cosa viene sempre più chiara. Analizzando i rapporti dell'Istat relativi al mercato del lavoro del 2016, il dato che salta agli occhi e che viene ripetuto come mantra ossessivo è l'aumento dell'occupazione delle donne rispetto al 2008. Vi ho detto, lì c'è stata proprio un'opera di sostituzione e poi più là è ancora più chiaro, l'occupazione femminile è cresciuta di 1,6 punti percentuali rispetto al 2008. Rimane il fatto che siamo ancora sotto la soglia del 50% del totale e che abbiamo un gap enorme rispetto agli altri paesi europei. L'Italia è sempre al di sotto, diciamo, viene dopo la Grecia, insomma, al di sotto dell'occupazione femminile. Nei numeri diffusi dall'Istat, nel secondo trimestre del 2017, il tasso di occupazione femminile è salito al 49,1% sulla base dei dati grezzi Istat, più 0,6 punti in un anno. Nonostante il recupero, avverte comunque l'Istat, la situazione occupazionale delle donne nel nostro paese è tra le peggiori dell'Unione Europea. Nella media del 2016 è penultima tra i paesi UE, dei 28 paesi UE, con un divario di 13,2 punti rispetto alla media, seguita soltanto dalla Grecia. Vediamo ora le disuguaglianze come vengono fuori che si parla di una vera proprio segregazione verticale. Vertova proprio, rifacendosi al femminismo nero, trae proprio questa parola di segregazione, proprio dove già dall'idea stessa di chiusura della donna, dove non c'è possibilità di uscita in questa situazione. Le donne si concentrano in determinati lavori, professioni e mestieri. I tassi di femminilizzazione sono in aumento nell'occupazione terziaria. Su 100 si registra più il 50% e sono commesse, maestre, nell'education, lavori in famiglia, badanti, golf, social workers, food service, cleaning workers, health care workers e lavori manuali e sociali. Cioè tutti questi tipi di lavori, che fa parte di questa disuguaglianza e di questa segregazione verticale, a maggior parte sono lavori femminili, da qui il discorso della femminilizzazione del lavoro, per esempio. Segregazione occupazionale orizzontale. Le donne coprono l'80% dei contratti part-time, tipologia contrattuale creata appositamente per facilitare la loro entrata nel mercato del lavoro, alleggerendo il problema della conciliazione, cioè part-time è nato da un punto di vista soprattutto appoggiato anche, diciamo, da alcune tra virgolette femministe, diciamo, del SNOC, no? Se non ora quando, e per cui c'era tutta una campagna per cui le donne dovevano effettivamente avere la possibilità attraverso il part time di lavorare e nello stesso tempo prendersi cura di tutta la famiglia, e questa è una nuova segregazione, perché chiaramente parliamo anche della naturalità, cioè chi l'ha detto che per natura una donna per natura si deve prendere cura di tutto ciò che è tutto ciò che è lavoro domestico o lavoro dei figli, che non è così. Tuttavia la letteratura scientifica più recente mostra come il part-time
concorre proprio invece a rafforzare la segregazione occupazionale. Infine, il 35% del part-time femminile è involontario, cioè sono state fatte, sapete che statistiche naturalmente meglio di me, che viene fatto su un campione in cui vengono intervistate e dal risultato delle risposte invece si evince che invece le donne vorrebbero fare il full time, naturalmente anche per il discorso futuro, un discorso pensionistico, perché chiaramente chi va al part time, c'era oggi un articolo sul Manifesto che sembra ci sia una richiesta pure alle donne con il contratto part time di avere gli stessi diritti pensionistici di quelle full time. Il dato del part time involontario si discosta molto dall'area euro, naturalmente. Prima della crisi in Italia incedeva per il 30%, il 15% invece in Europa, oggi invece incide per il 55-60% in Italia ed il 25% in Europa. Quindi di 100 donne cui viene offerto il part time, 66 vorrebbero il full time. Qui potete vedere la tabella, poi magari andate a leggere, però praticamente i risultati sono quelli che ve l'ho detto c'è io. C'è stata una crescita dell'impiego part-time in Europa, sì. In particolare in Italia. Negli ultimi anni questa crescita del lavoro part-time e del part-time involontario c'è stato anche comunque per gli uomini in questi ultimi anni. Questo poi ho finito e la mia parte continua Fabiana. Allora, all'interno di diciamo tutte le atipicità lavorative, no, dalle quali ci siamo fatte incuriosire sia per esperienza nostra personale che anche grazie a questa occasione, abbiamo cercato anche di andare un po' a focalizzare alcune tematiche. Abbiamo parlato appunto dell'impiego femminile come un laboratorio che il capitale ha utilizzato nel tempo per sperimentare anche nuove forme di sfruttamento e in particolare ci siamo incuriosite, ci siamo concentrate su quelle che sono le nuove forme, le nuove modalità e soprattutto le nuove declinazioni. In particolare va molto di moda parlare di smart working in questo momento, oltre che di fine del lavoro, per cui se ne è parlato molto. Oggi proprio sapevo di un incontro della Fondazione Ateco, che è uno dei maggiori gruppi che si occupa di lavoro interinale, la Fondazione Pari Opportunità, che parlava proprio di impiego femminile con particolare attenzione all'impiego dello smart working. Dobbiamo dire, non so se a qualcuno è mai venuto in mente insomma, di andarsi a informare sull'argomento, se avete qualche... chiedo. Perché... C'è scritto un articolo, l'avete visto? No. Allora, sì, chiedevo più che altro perché io fino a questo momento ne sapevo poco e niente, quindi è stato molto interessante andare ad approfondire. Se ne sente molto parlare da vari anni, è stato regolamentato di recente, giusto con un decreto legge a giugno, sono state date in questo decreto legge delle linee guida che orienteranno diciamo così, le applicazioni poi effettive nelle aziende. Queste linee guida le abbiamo lette, sono molto lasche e quello che ne viene fuori, diciamo in senso generale, è un po' un dato che non ci fa piacere, e cioè che si tende a slegare la retribuzione dai tempi di lavoro, che è una tendenza che vediamo un po' ovunque, anche in Francia, che abbiamo visto recentemente in Germania con delle proposte avanzate dal governo di riformare proprio questo concetto. E in questo momento se ne parla molto. La differenza, quello che ci è venuto in mente di chiederci è anche qual è la differenza fra il telelavoro e lo smart working, no?
vedo che sorridi, tempo del mettere. Stavo pensando allo slegare la retribuzione dal tempo di lavoro, dico andrebbe bene se a parità di retribuzione si lavorasse di meno. Sì, ma non pare sia quella la tendenza, infatti. Questo appunto, ritornando a questo concetto, ci pare la prima cosa da sottolineare, soprattutto rispetto al telelavoro, per esempio, con il quale potrebbe avere per assonanza qualche somiglianza, va rilevato il fatto invece che nello smart working è promossa, diciamo così, anche è promosso il cambiamento anche di sede di lavoro, cioè non si è più obbligati a recarsi nella sede dell'azienda, del datore di lavoro, ma si può lavorare anche da casa o in qualsiasi altro posto, cosa che invece il telelavoro non faceva, quanto più normato, e comunque legava la prestazione lavorativa alla sede distaccata dalla sede lavorativa, quindi poteva essere principalmente il domicilio del lavoratore o della lavoratrice. Un'altra cosa che mi piaceva di sottolineare su questo argomento, io l'ho preso anche dei punti, è proprio il cambiamento concettuale, no, che viene portato avanti rispetto all'impiego dello smart working, che lega anche l'attività lavorativa, quindi la prestazione lavorativa, al raggiungimento di obiettivi. Quindi in qualche modo noi andiamo a vedere che slega la prestazione lavorativa dall'orario di lavoro, allo stesso tempo la lega al raggiungimento di obiettivi. A casa mia si chiama Gottimo, poi questa è la cosa che prima salta agli occhi. Il tutto condito comunque di una narrazione sicuramente fascinosa, perché a chi di noi, col traffico che c'è nelle grandi città, non piacerebbe fare qualche giorno di lavoro a casa, evitando tutta una serie di tempi morti per i trasferimenti, per esempio, no? Quindi diciamo che sicuramente va a vantaggio anche del lavoratore sulla carta, della lavoratrice. Però di fatto noi siamo qua proprio per individuare quali sono invece i tratti salienti che ci fanno capire che ci sono dei pericoli, insomma, dietro alla proposta di un lavoro di questo genere, di un modo di lavorare di questo genere. I tempi, allora, questo vale un po' per tutti, poi nello specifico volevamo rilevare subito, immediatamente, quello che ci è venuto prima in mente, che tipo di ricasco, tra virgolette, può avere sul lavoro femminile, quindi anche sulla condizione femminile. Intanto una tendenza a una reclusione domestica si vedeva anche nel telelavoro, qui forse ci sarà meno, e poi dirò un'altra cosa su questo argomento, però sicuramente c'è una separazione dal posto di lavoro, che è anche un posto di socialità. Io ne parlo in particolare per le donne, perché abbiamo visto anche nella nostra esperienza di confronto con altre donne, col collettivo femminista di cui facciamo parte, che il lavoro ha anche una valenza sociale per le donne, ha anche una valenza proprio di uscire dall'ambito domestico, di confrontarsi, ma soprattutto anche di creare reti che possono essere utili non solo per la rivendicazione, penso alla sindacale, l'ultima notizia appunto di quello che è successo a Ikea in questi giorni, o qualche tempo fa appunto gli esempi di questa lavoratrice della Calvin Klein che si è incatenata fuori dal negozio perché le avevano spostato la sede di lavoro, e che ha ricevuto una certa solidarietà anche dalle colleghe, dalle compagne. Quindi crea anche reti nei casi, per esempio, di violenza domestica, l'abbiamo visto tante volte questo, quindi ha anche questo tipo di valore quando andiamo a parlare di lavoro femminile. Sicuramente c'è una pervasività dei tempi produttivi nella sfera della riproduzione, quindi viene a mancare una separazione fra vita e lavoro. Questo è comune a tutti, uomini e donne, in particolare per le donne che svolgono comunque un lavoro di riproduzione, diciamo, con tempi maggiori rispetto agli uomini,
diventa ancora più evidente. Abbiamo visto anche, per esempio, siamo andati anche a vedere quali possono essere le forme di controllo, no, rispetto alla produzione. Quindi non c'è più un controllo giornaliero della produzione, ma c'è un controllo al risultato, il che mette comunque a profitto qualsiasi ambito della tua vita, a seconda anche del tipo di settore dove viene impiegato questa modalità di lavorare. E soprattutto, come dicevamo anche prima, l'atomizzazione delle relazioni, che è una tendenza sempre in aumento, insomma, l'abbiamo vista ormai da anni, si tende ad atomizzare comunque i lavoratori, a cercare in qualche modo di isolarli in modo tale che non possano comunicare tra loro e eventualmente sviluppare anche una capacità vertenziale. L'ultima cosa che volevo dire sullo smart working è che rispetto al telelavoro abbiamo visto che il telelavoro è stato considerato un flop, e nel telelavoro, soprattutto la pubblica amministrazione, abbiamo un'incidenza grandissima di donne impiegate, mentre per lo smart working, almeno al momento, pare che sia il contrario, cioè sono più gli uomini impiegati, mediamente di una quarantina d'anni, e generalmente di settori delle grandi aziende dove in questo momento è stato applicato, che hanno posizioni di quadri, comunque non dico dirigenziali, ma insomma condizioni non appunto di uguaglianza. Una segregazione contrattuale pure lì, perché... certo, perché c'è un accesso femminile. Un'altra cosa sulla quale ci siamo concentrati è andarci a vedere un pochino i numeri rispetto alla differenza appunto di retribuzione tra uomini e donne a parità di lavoro. Qui si vede appunto una tabella dell'Istat che misura la retribuzione oraria media maschile e la retribuzione media femminile. Non specifica, diciamo così, non va a differenziare i vari settori, però è abbastanza evidente, insomma, che le donne guadagnano meno. Questo poi ovviamente va a svilupparsi, si declina poi in una diseguaglianza pensionistica. Quindi abbiamo da una parte la segregazione rispetto a lavori che consentano di fare full time, appunto, cioè una segregazione contrattuale, e dall'altra parte c'è un'effettiva retribuzione inferiore a parità di lavoro. Proprio perché manca la possibilità di accesso, esatto, alle posizioni maggiori. Alle posizioni che danno maggiore retribuzione. Il progressivo innalzamento anche dell'età pensionabile e l'equiparazione dei parametri di età tra uomini e donne non tiene conto appunto del doppio ingaggio delle donne nel lavoro produttivo e riproduttivo, anche perché soprattutto il lavoro di riproduzione, ma questo io penso che noi lo possiamo vedere veramente tutti per esperienza, no? Viene prolungato anche oltre la vita attiva della donna in ambito proprio produttivo, per questioni meramente culturali e sociali. Io penso alla giardinetti la mattina, la quantità di nonne che vedo accudire i propri nipoti, che è una cosa bellissima, però in qualche modo in questo momento questa posizione sta sostituendo una vera e propria mancanza di welfare, quindi costituisce di per sé un ammortizzatore sociale. Questa slide invece mette un po' il focus sulla distribuzione del lavoro domestico. Non domestico, ma il domestico di cura e di accudimento che si svolge in casa. Sì. I tempi di lavoro delle donne. Dalle statistiche appunto che abbiamo letto, che sono del 2016, praticamente viene fuori che ci sono dei piccoli passi verso la parità di genere, che è molto importante rilevare la disparità di tempi, i tempi complessivi fra lavoro fuori casa e lavoro in casa, sono
sono differenti tra uomo e donna, cioè le donne hanno un carico molto maggiore. La cosa si va a differenziare anche a seconda dell'appartenenza ai gruppi, sociali. Quindi, e non solo, anche ci sono delle differenze rispetto al grado di istruzione. Per esempio, vediamo che nelle cosiddette famiglie tradizionali appartenenti alla classe dirigente, questa differenza va a diminuire. Perché? Perché il lavoro di cura viene esternalizzato in qualche modo da privati, quindi a collaboratori domestici, che anche loro sono quasi tutte donne, quindi lì si va anche ad aprire anche questo discorso di rapporto, no? Quindi facciamo una differenza anche in base ovviamente alla classe. Sì, sì. E poi si vede quanto l'Italia sia profondamente maschilista e dove appunto permane il patriarcato proprio dai tempi, no? Dai tempi delle donne e dai tempi di cura e dei lavori domestici e anche di cura non solo dei figli, perché si va sempre a una società più anziana, ma alla cura anche degli anziani, cioè si ha proprio una disparità incredibile tra uomini e donne. E c'è questo squilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro in casa. Che altro dire sull'argomento? C'è anche anche proprio dalle statistiche, leggendole, la cosa che mi ha incuriosito tanto è il fatto che quando vengono intervistate queste persone, uomini e donne, rispetto alla l'importanza, no, che ha il lavoro maschile, quindi la figura del cosiddetto male breadwinner, colui che porta i soldi a casa, così viene definito, sono le stesse donne che percepiscono il proprio lavoro come ancillare rispetto al provvedere, insomma, al reddito familiare. E questa è una cosa che ci ha incuriosito, perché ci dà proprio la misura di quanto veramente è stato proprio interiorizzato anche questa funzione di cuscinetto economico, sociale. C'è una grandissima percentuale di donne, anche nella classe più istruita, che comunque considerano il proprio lavoro come accessorio, quindi vedono, diciamo, la perfezione nella figura del capofamiglia che porta i soldi a casa. Questo per quanto riguarda le famiglie tradizionali, chiaramente. E in conclusione, noi vi proponiamo, per questa brevissima esposizione che parte proprio da questi scritti di Galla che ci hanno interessate e illuminate, perché raramente nel femminismo, diciamo così, e Galla non credo si definisca propriamente una femminista, invece noi, che sono anni che facciamo, che portiamo avanti questa pratica, abbiamo quasi mai incontrato un punto di vista così vero, così materialista sull'argomento, perché si parla molto di simbolico, si parla molto di altro, quindi ci mancava veramente questo approccio più concreto, più marxista, diciamo, sì, sì, perché in Italia perché in Italia c'è un po' queste posizioni, sì, no? Sì. Diciamo che dalla fine degli anni 70 quasi difficilmente si trovano analisi dal punto di vista femminista e marxista, perché molto si è concentrato un po' sul differenzialismo e sul simbolico. Dall'altra parte, anche se sono molti, per esempio Cristina Morini che fa un eccesso lavoro anche sul discorso della femminizzazione del lavoro, però sono più incentrati sul reddito, quindi vengono da quella tradizione del salario al lavoro domestico, no? Del gruppo Vadovano, del salario al lavoro domestico, mentre magari fuori dell'Italia ci saranno sicuramente, però in Italia è difficile trovare questo tipo di analisi, no? E per questo leggendo appunto gli articoli tuoi ci hanno in qualche modo, come dire, stimolato. Sì. E per finire, infatti, volevamo porci delle domande tutte insieme
e chiederci qual è la situazione del lavoro femminile in Italia nell'attuale crisi del capitale, quindi crisi di lavoro, qual è la relazione tra patriarcato e capitalismo. Qui ci sarebbe da parlare veramente per giorni e giorni, però volevano essere degli spunti. E che narrazione ne fanno i media, le forze di governo e le associazioni padronali? Quindi questo del, più che altro della, del fatto che in questo momento si è rilevata una maggiore occupazione femminile, quindi un aumento della, dell'occupazione femminile. Abbiamo visto poi effettivamente che quali tipi di lavoro, in quali condizioni, però di fatto questo viene molto raccontato come un successo, un obiettivo raggiunto, una buona pratica che va avanti, no? come si esprimono. E quali sono, anche un'altra cosa che ci è interessato un po', appunto facendo la nostra militanza, quali sono le attuali proposte di analisi e lotta rispetto a questo argomento? Noi abbiamo partecipato a dei tavoli di lavoro femministi sull'argomento lavoro non si parla di riduzione dell'orario di lavoro, anzi le mozioni portate su questo argomento, diciamo, sono state minoritarie. E quindi si parla molto di reddito di autodeterminazione o di reddito universale. E anche da parte dei sindacati, per esempio, che portano avanti magari un ottimo lavoro proprio nei settori più sindacalizzati e a maggiore impiego femminile, parlo per esempio del settore privato commercio, a Roma si fa un ottimo lavoro, lo seguiamo, io personalmente mi interessa molto perché ne faccio parte del terziario commercio, però viene sempre posto questa figura comunque della mamma che, perché lavora la domenica, non si può occupare dei figli, quindi viene anche un po', giustamente forse, anche strumentalizzato questa figura comunque materna, si rimane sempre nell'ambito comunque di una narrazione molto tradizionale, per cui la donna sottrae tempo alla famiglia per andare a lavorare in condizioni assolutamente discutibili. Non si esce da questa narrazione, in poche parole. Io capisco pure che non è un compito del sindacato farlo, però mi piacerebbe avere un sindacato comunque. Sì, ma insomma, un tipo di discorso magari fatto in altri termini, insomma, sarebbe interessante. E grazie a tutti. Cioè, quindi, scusa, l'ultima cosa che dicevate è che pure nel sindacato. Allora, faccio l'esempio molto semplice. Sì, USB lavoro privato, ok? A Roma fa un lavoro, a mio avviso, eccellente. Quindi occupandosi di privato e commercio in particolare, gioco forza, ci ritroviamo con la gran parte dei lavoratori che sono effettivamente donne. Quindi riescono in qualche modo a creare vertenzialità su questo argomento, soprattutto in base all'impiego all'orario di lavoro. Il commercio, come abbiamo visto tutti, ormai lavora 7-24, quindi comunque c'è un'incidenza maggiore sulla vita di queste lavoratrici rispetto a un maschio, no? Perché effettivamente c'è il doppio carico. Quindi si rileva maggiormente, però la narrazione che ne viene fatta, io ho notato, è sempre nell'ottica della donna che è madre, che deve accudire la famiglia, quando in realtà bisognerebbe forse, a mio avviso, mi piacerebbe spostare il discorso a un'effettiva disfunzione in un tipo di lavoro, di orario di lavoro del genere, cioè che non per fare un, se vuoi fare un discorso femminista non lo fai così, ecco. Cioè comunque giochiamo sempre sul ruolo, sulla figura, sulla naturalità del lavoro di cura della donna, sul ruolo. Perché non viene assolutamente messa in discussione questa funzione.
una domanda su, soprattutto sui nomi che hai dato voi. Per quanto riguarda il tasso di attività femminile, lì è compreso il nero o no? No. No. No, 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 se lo ritrovi pure nel gender gap, quella tabella che sì, ho visto prima, se la prendi un attimo, perché sì, sembra che l'Italia è uno dei paesi più meno maschilisti, in teoria, perché se vedete il gender pay gap, quella dopo, no, più avanti, no, aspetta, va, aspetta, quello più avanti, ecco, è più basso in Italia rispetto all'Unione Europea, quindi questo ti dice praticamente che le donne guadagnano più o meno quanto gli uomini in Italia, mentre c'è un gap molto più elevato per quanto riguarda l'Unione Europea. Cosa che a prima vista stupisce, ma in realtà, perché qui non vengono considerati gli zero salari delle donne, che sono tante, tutto il nero femminile e soprattutto la grande forbice che esiste sia tra le femmine che gli uomini. Io ve lo dico sempre, le medie non le guardate che sono numeri sbagliati, perché ti rappresentano qualcosa di irrealistico. Per cui se tu vedi il 6,1% dici che sostanzialmente sono uguali i salari tra maschi e femmine, poco vicini, è una misura vicina al 5%, che è un margine statistico che spesso è rilevante rispetto sì, all'Unione Europea, che ti porta quasi il 20%. Questa infatti è una media, e tu da professionista del settore vai a notare quali siano i limiti. In effetti non tiene conto nemmeno della specificità del settore. Manca, no, questa... questo okay, è il problema che l'Istat c'ha sempre, togli gli zeri, non ci stanno mai poveri le statistiche, non ci stanno mai disoccupati, solo chi guadagna. Se tu c'è solo la regina Elisabetta in quella statistica, tutti disoccupati, certo, allora le donne guadagnano più degli uomini, questo è il problema. Chiaro. Purtroppo non esce facilmente da sé. E qui questo è un dato che comunque va molto modificato, al sud, perché in realtà la maggior parte delle donne che lavorano fanno i lavoretti, cioè danno una sì, mano, dove la non mattina, è rilevato il lavoro, effettivamente è quasi, sembra dalle statistiche inesistente. Infatti abbiamo visto che la gran parte della inoccupazione femminile è proprio al sud. Sì, ma in realtà non, cioè, molto, ma in realtà è esatto. Sud lo sa meglio. Sì, 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 questo lavoro, va detto. Lo vedo quotidianamente, certo, informali, aiuti nei negozi, magari fanno la mattina al negozio e poi il pomeriggio tornano a casa, lì non lo vedi, leggi. Certo. Poi un'altra cosa che volevo dire, sempre riguardo a queste statistiche, sono altri lavori che sono interessati a lavoratori su queste robe qui, che paradossalmente fanno vedere come anche i paesi sottosviluppati, come quelli diciamo dell'area subsahariana, anche l'Africa e l'America Latina, quelle famiglie, quei gruppi diciamo abitativi, diciamo famiglie che è più semplice, che hanno capofamiglia donna, hanno delle performance in termini di benessere migliori rispetto a quelle degli uomini. Questo sembrerebbe una cosa abbastanza strana, perché uno immaginerebbe che una famiglia che ha capo una donna, perché queste sono domande che fanno, chi è capo famiglia, una domanda esatto, classica. Questi nuclei abitativi hanno diciamo, delle performance migliori, e soprattutto lì dove la donna ha un livello di studio, la donna presenta all'interno dei livelli di studio più alti, ha normalmente un reddito molto più elevato. E oltretutto si considera questo elemento, cioè della cultura delle donne all'interno della famiglia e nel caso in cui è capofamiglia, come elemento che riduce la diseguaglianza di tutto quanto il paese, quindi ha un effetto addirittura positivo sulle diseguaglianze. Sì, sì, questo lo abbiamo visto anche proprio leggendo i dati, infatti, proprio così come dici tu. Ma anche diciamo nelle zone più dimenticate, io parlo di Nigeria, di Brasile, quindi posti molto complicati da questo punto. In Italia ovviamente è la stessa cosa, infatti vediamo che appunto l'occupazione è più elevata tra donne che vivono da sole sì, o che sono diciamo capofamiglia, quindi donne sole con sì, prole. Sì, sì. Ah, c'è proprio una percentuale abbastanza cospicua, insomma. E sì, anche ovviamente l'accesso all'istruzione generalmente determina uno stipendio migliore, anche se poi vediamo uno stipendio, un reddito migliore, sì, anche se poi vediamo sempre sulle stesse, noi ovviamente lo facciamo di lavoro, sì, sì, Francesco, è stato interessante per noi, però leggerlo anche grazie un po' all'approccio che vediamo utilizzare anche durante queste lezioni, è stato interessante mettere a confronto i dati e ti fanno veramente la cosa fa sorgere delle domande e delle curiosità anche rispetto all'accesso, cioè la tradizionalità dell'accesso all'istruzione, quindi a un migliore reddito, pare che sia una cosa ereditaria, cioè vengono fuori
quindi analisi su generazioni di famiglie dove ovviamente hai una, cioè c'è quasi una linearità, no, tra questi dati. Quindi tu vieni da una famiglia con un buon reddito, avrai un accesso agli studi migliore e quindi ovviamente a tua volta io non pensavo che le statistiche dicessero anche queste cose, infatti è stato molto interessante. Dici? Che è un problema di mobilità sociale grosso, esatto. Proprio perché sì. I figli, cioè addirittura sì. In Germania che in teoria è un sistema scolastico duale in cui si sceglie prima la carriera che fai, quindi dovrebbe essere teoricamente più selettivo, noi abbiamo la scelta fino alla fine del corso di studi, alla fine il risultato esce fuori che c'è più mobilità sociale in Germania che in Italia. Quindi la scelta viene chiamata early track in termini specifici, cioè tu scegli già a 10 anni quello che dovrai fare nella vita, cioè scuole professionali, università eccetera, il risultato comunque là siamo con più rispetto a te. No, è interessante il caso di Cuba, dico qua, perché è una società diversa ovviamente, molto più prossima a quello che noi vogliamo fosse, no? E anche sì. In quel caso i nuclei familiari che hanno come capo famiglia una donna, nonostante appunto la mentalità femminile, hanno delle, diciamo, un indice di benessere connesso nettamente più elevato rispetto, significativamente più elevato rispetto a quello maschile. E in questo caso ovviamente se uno avesse la possibilità di vederlo prima e dopo la rivoluzione, chiaramente vedrebbe una figura completamente differente, perché poi questo Alessandro ce lo vorrà raccontare molto meglio di come lo so io. La figura femminile a Cuba obiettivamente durante la rivoluzione ha avuto, è abbastanza evidente a chiunque vada come sia completamente cambiato, questo diciamo a me è uno dei vantaggi della rivoluzione innegabile, no? Benessere sono indici che sono relativi a diverse variabili, non di reddito, perché non esistono i dati sul reddito, cioè esistono, è uscito adesso una statistica molto complessa, che vuol dire innanzitutto lì c'è tutto un discorso di accesso ai servizi di base che è gratuito e universalizzato, quindi diventa una cosa più o meno volontaria quello di andare all'università o no, quello di proseguire negli studi. Quindi vengono prese alcune categorie come livello di scolarizzazione, acqua potabile dentro casa, tipologia di casa che tu hai, quello che tu in qualche maniera possiedi, accesso alle strutture sanitarie, quante volte, che tipo di cultura hai verso la contraccezione, tutti questi indicatori che fa l'UNICEF principalmente, questo è l'unico database che esiste. E quelle famiglie che hanno a capo una donna, nonostante uno pensa la donna è rimasta da solo perché il latinoamericano l'ha lasciata, classica idea che uno ha dei latinoamericani, invece ha dei risultati nettamente, cioè, significativamente migliori rispetto ai numeri familiari in cui è l'uomo ad essere capofamiglia. Invece l'altra statistica che ci davi è legata all'educazione? L'educazione in generale è pro eguaglianza. Cioè lì dove i nuclei familiari molto, in cui mediamente c'è un'istruzione avanzata, questo è un elemento, se aggreghi tutto quanto, che determina maggiore uguaglianza all'interno di un paese. Cioè la cultura si sa che anche nei paesi in via di sviluppo ha un driver molto forte per garantire l'eguaglianza. Metti la Nigeria, che è un paese molto evidente questa dinamica, perché tu hai un sud molto ricco e un nord molto povero. Il nord c'è Boko Haram, perché lì c'è dove stanno musulmani, eccetera, il sud è quella di Lagos, dove c'è il petrolio, dove ci stava il MEND. Cattolici molto molto più ricco rispetto al nord, e tu hai un'evidente differenza in termini anche di diseguaglianza, cioè il nord ha dei profili di diseguaglianza spaventosi se li vede a livello regionale per tante ragioni, ma accanto a questo coesistono dei livelli di ignoranza spaventosi, cioè una cultura media molto bassa e molto polarizzata, perché è chiaro che c'è questa gente che si laurea e gente che non è analfabeta. Quindi diciamo, nelle donne lo vedi ancora meglio, perché se tu vedi un'altra statistica che si fa spesso è vedere la cultura media delle donne presenti dentro le famiglie, lì dove hai una cultura media molto elevata delle componenti femminile, può essere la madre o la figlia o solamente la madre a seconda della tipologia, hai un effetto pro-egalitario nel senso generale e d'altra parte un effetto di miglioramento del benessere molto evidente, molto più che se lo stesso livello è presentato dagli uomini. In altri termini si vede che la donna è il nucleo proprio di sviluppo anche in questo tipo di paesi, non solo nelle società cosiddette avanzate. Cioè lì fa proprio la differenza la cultura della donna. Fa la differenza la cultura e in particolare la cultura della donna. Francesco, invece la domanda te la faccio io. Sui dati abbiamo letto, per esempio, che in Italia il 53,8% delle donne ha un diploma o una laurea a fronte del 49,2% degli uomini. Ora però c'è una disparità nell'accesso
Per cui vediamo che nonostante questo effettivamente c'è una distanza di 18,4 punti percentuali tra l'impiego, cioè l'occupazione femminile e l'occupazione maschile. La ragione soltanto, sicuramente qui c'è la discriminazione che è una priorità, questo è evidente. Questo è evidente, insomma le donne da 30 anni non hanno nessuno a lavorare, possono farci pure la laurea a 110 all'ora, perché la prima domanda che gli fanno è la selezione se è sposata, se ha un compagno e se ha avuto figli. Cioè io ho un compagno che in questo momento è incinta, nei prossimi anni non la prenderà nessuno a lavorare, lei vorrebbe cambiare lavoro, ma è evidente che non la prenderà nessuno, perché è in età fertile e quindi è chiaro che dopo la laurea chi te prenderà. Sì, dato rilevato tra i 15 e i 60 e i 50 anni. No, la 64. 64. Tipo, se c'hai avuto già 2 o 3 figli, allora cominci a essere, insomma, le hai dato, quindi magari sì. Non più, ma è chiaro che c'è discriminazione, evidente. Questo è il dato italiano perlomeno, per cui ecco, non, diciamo che vediamo appunto la qualità dell'istruzione non sempre poi genera. No, è chiaro che sui grandi numeri. Una tendenza, sì, sì. Oppure quando vai nello specifico, certo. Magari no? Ma chi fa selezioni, dopo di selezione personale, sono proprio evidenti, cioè a volte lo scrivono, lo cercano di non farlo trapelare direttamente, ma è evidente che poi non nascono, poi no. Ma questo ci porta però a quel problema iniziale di cui parlava Paola. Perché il problema è come mai c'è questa contraddizione di questo discrimine, è evidente. Evidentissimo, viene anche dalle statistiche, pulse condizionate da un'attenzione particolare e non completa, perché c'è nella cultura generalizzata e nella cultura anche della donna femminile l'idea che sia giusto che, come dicevi tu, che la cura della famiglia e della casa sia una propria cosa. Tanto da pagare le conseguenze, ne paga lo sconto. Questo è un dato di secondo me capito. Sì, sì, assolutamente. Quindi, sì. E dalle spiegare perché c'è questa persistenza. Posso dire una cosa? Allora, io la vedo in maniera diversa. Innanzitutto, secondo me, non è un fatto meramente culturale. Cioè, la costruzione del, come diceva l'altra volta, la costruzione del genere non è un fatto veramente culturale, ci sono delle determinanti naturali. L'uomo è un essere culturale, il bambino quando nasce non è che può essere abbandonato da solo e ha gli istinti per sopravvivere, deve essere curato. E chi lo può curare? La donna. Questo questo nesso non può essere cancellato, non possiamo fare finta che non c'è. Quindi il problema è che la donna, secondo me, deve essere messa nelle condizioni ottimali per vivere la maternità, però non deve essere allontanata dal suo lavoro di cura. Come diceva la Simone de Beauvoir, la donna è più sottomessa alla specie rispetto all'uomo, e questo dipende dall'evoluzione naturale, che vi posso dire, così è andata, non è che possiamo trasformare questo dato, no? Secondo me. Ricordo che nella DDR... Simone de Beauvoir diceva pure non si nasce donna. Aspetta un attimo, ma infatti c'è la componente naturale e culturale, ma tu la componente naturale non la puoi cancellare, invece nel femminismo c'è la tendenza a cancellarla questo aspetto. Noi siamo donne, noi dobbiamo riprodurre la specie, noi siamo per una visione che, come dice Marx nei manoscritti, in cui la vita produca altra vita, perché è l'unico modo che noi abbiamo per sopravvivere, produrre altra vita in tutti i sensi, non solo in senso fisico e materiale, perché la funzione della madre è quella di formare la personalità del bambino. Dicevo, nella DDR la donna della maternità aveva 3 anni, quindi 3 anni stava a casa col bambino. Quindi noi non dobbiamo vedere la maternità come un limite, come è anche un arricchimento. È questa società mortifera che ci vuole far credere che è un'ipoteca. Una volta uno studente mi ha detto, ma la maternità è un'ipoteca sulla vita. Prima di tutto oggi come oggi è una scelta. E poi ti arricchisce, ti amplia le tue prospettive. Quindi tu mi dici che chi non è madre è meno ricca. No, questo non l'ho detto questo. Però sicuramente è un'opportunità, uno si può arricchire in tanti altri modi. Però se uno vede la maternità come una cosa limitante, secondo me è una visione
ha una visione positiva del problema, è che le donne devono essere messe nella condizione di svolgere questo ruolo guarda, serena, poi da qui, questo non significa che poi la donna deve stare in camice e deve pulire, rammendare i calzini, eccetera, eccetera. Poi ci deve essere tutto un retroscena sociale che la sostiene, però in questa società non è nemmeno immaginabile. Aggiungo solo due cose. La donna è stata sottomessa e ha cominciato a liberarsi quando ci sono due elementi fondamentali, quindi in un certo senso la subordinazione della donna è stata necessaria. Quando ha cominciato a lavorare fuori casa e quando hanno inventato gli anticoncezionali. Senza queste due cose la donna non si può liberare. E questi sono due ingredienti fondamentali che però devono inserirsi in una socialità completamente diversa dalla nostra, che non è certamente. Allora, io volevo dire una cosa riprendendo dall'ultima cosa che aveva detto Picco e poi mi appoggio a Alessandra. Allora, riferisco con una buona volgarità quello che mi è stato detto da uno che doveva assumere un assistente di uno studio dentistico. Meglio frocio che femmina, perché la femmina, siccome si riproduce, comporta non solo l'abbandono del lavoro ma anche il pagamento dei contributi e tutto quanto, quindi con le regole che ci sono non conviene assumere femmine. Allora, detto questo, come premessa, quello che dice Alessandra è in sostanza sintetizzabile in un concetto fortissimo che deve essere affermato soprattutto da parte femminista, ma direi da parte di tutti voi, comunque, che il femminismo fugga da questa gabbia individualistica della maternità, perché la maternità dovrebbe essere un riconoscimento sociale di cui oggi la donna paga pegno, cioè viene penalizzata perché viene visto come individuo che si riproduce e quindi non è utile alla produttività. Allora, essendo la produttività l'unico obiettivo di questa società che deve aumentare, e sullo smart poi c'è anche altro da dire, però non vorrei togliere lo spazio ad altri perché voi già vi siete appoggiati abbastanza a me, basta che io parlo. Ecco, però il fatto che la società dovrebbe avere la consapevolezza e quindi lottare in questa direzione, dato che voi avete chiesto con quali lotte, lottare nella direzione del riconoscimento della maternità come un fattore sociale di cui tutta la società deve avere il peso e non l'individua femmina che se fa un figlio come è stato nel passato, non troppo lontano purtroppo, non solo veniva cacciata di casa se non era sposata, ma addirittura il fascismo gli ha riconosciuto attraverso nonni la possibilità di essere schiavizzata nella misura in cui si prendeva cura del proprio bambino. Quindi noi manteniamo il magazzino l'ONMI, opera nazionale della infanzia. Ecco, tu puoi piazzare il tuo ragazzino non riconosciuto, il bastardo, perché poi queste erano le leggi, in modo tale che tu qualunque lavoro lo devi accettare e quindi se devi lavorare 14 ore per pulire i cessi va benissimo così, paghi chiaramente lo scotto di una esclusione sociale che ti sta addosso perché tu sei fuori dalle leggi e per di più sei riprovata moralmente. E questo la donna l'ha interiorizzato benissimo, cioè sentendosi inferiorizzata e diciamo colpevolizzata, accetta qualunque condizione. Cioè la maggiore docilità che la donna ha sempre avuto come sostituzione, diciamo, dell'impiego dal maschio adulto è stato proprio questo meccanismo di introiezione della inferiorizzazione sociale e quindi si deve accontentare. Quello che dicevate prima, per cui la donna è il reddito femminile e l'accessorio di quello maschile, è stato sempre perché quello che conta è il maschio nella società, no?
Quindi se io lavoro, e lavoro per prendermi i cosmetici che mi interessano a me, quindi è per un vizio mio personale, cioè voi avete fatto il discorso all'interno delle donne istruite, allora io vi posso assicurare a tutti che dentro le scuole dove sono stata, livelli di liceo, quindi i livelli diciamo della istruzione superiore, il discorso mediamente che circolava all'interno delle sale dei professori femminili al femminile erano proprio questi, cioè io lavoro perché mi piace a me o perché io posso comprarmi quello che mi serve, ma tanto mio marito pensa a tutto quello che occorre alla famiglia. Allora il discorso dell'accettazione delle donne laureate addirittura con tanto di prof davanti che erano all'interno di questa dimensione inamovibile. Sì. A me? Sì, volevo chiedere delle elucidazioni. Ma innanzitutto mi interessava il discorso che aveva Sandra su questo aspetto mortifero che ha la società capitalistica, che sostanzialmente, visto che penalizza la donna che si riproduce, porta alla donna la crisi demografica. Porta alla crisi demografica, insomma. Ma io in questo però non capisco che cosa c'entri il femminismo. Prima di tutto non esiste un femminismo, ci stanno vari tipi. Esatto, quello che stavo dicendo. Certo femminismo, scusami se ti trovo. Ah, ok, no, scusa. Considera la differenza di genere solo un fatto culturale. E questo, no. Questo non si fa. Scusa. Sì, dicevo, quindi anche in questo aspetto si vede, cioè, come questa società abbia dei limiti, delle contraddizioni per cui debba essere necessariamente superata, che sta portando pure questo fatto, cioè del... Ma oggi i figli non si fanno anche perché non si sa come mantenere. No, certo. Cioè, soprattutto questo, certo. Quando... Le due cose sono collegate. Certo. Sì. Proprio perché appunto, come ti diceva, tutto dipende dalla produttività, cioè tutto il resto si sacrifica. E quindi la vita si sacrifica la produttività, insomma. E questo mi sembra un aspetto essenziale per la lotta per il socialismo, insomma. E invece due cose vi volevo chiedere, scusate se mi farò delle domande magari che mi sembreranno stupide, ma dipende dalla mia ignoranza. E il discorso che faceva Carla, il discorso che faceva Alessandro, mi sembrano un po' differenti su quello che riguarda l'educazione della prole. Cioè, da quello che capisco, secondo Alessandra è naturalmente compito della donna l'educazione della prole, mentre mi pare che da quello che diceva Carla è una questione sociale, cioè certo. È possibile. Infatti, per esempio, io pensavo alla società pensata da Platone, in cui lui vuole superare questa separazione tra donne e uomini, per cui i figli non sono più diciamo allevati dalla famiglia, ma sono diciamo allevati dall'intera società. E questo era sicuramente allora quello che voglio capire rispetto alle posizioni che avete espresso, cioè se questa di Platone è una pura utopia, come mi sembra sostenga Alessandra, oppure è un'utopia oggi, ma in una società comunistica, non sarà più un'utopia. Posso rubare? Prima questione. La seconda, proprio rapidissima, ancora più banale, soltanto per capire, perché te per esempio non ti definisci femminista, non si definiscono femministe, scusate la domanda ingenua, però posso attualizzare Platone, c'è un detto africano che dice per fare un bambino ci vuole una donna, per crescere ci vuole un villaggio. Basta. Neanche in Africa ci sono. Guarda Renato, se proprio su questo che dici te, non so se hai mai avuto modo di leggere Alexandra Kollontai. Poco.
è una figura della rivoluzione abbastanza importante, che ha scritto molto sull'argomento e probabilmente è un punto di riferimento, se vuoi, almeno per me lo è stato, anche se sono scritti veramente che hanno qualche anno, diciamo, quasi un secolo. So, posso rispondere? Come lo so? Allora, io non credo che la donna debba avere esclusivamente un ruolo, come dire, di cura dei figli. Questo ovviamente non lo dico. E non credo che la società non debba mettere bocca, non debba intervenire nell'educazione dei figli. Io dico che la società deve costruire una serie di leggi, di strumenti che proteggano la maternità, in modo da far sì che la donna possa, soprattutto nei primi anni, curare i suoi figli. Questo non significa, come dicevo prima, che debba rammentare i calzini, ovviamente la vita familiare deve essere riorganizzata sul piano della parità, come per esempio a Cuba. Io quello che ho visto a Cuba, il marito andava a fare la spesa, faceva tutta una serie così hanno mandato di commissioni, e la donna ne faceva, c'era una divisione dei compiti, giustamente, molto più forte di quella che c'è un po' qui. Secondo me il ruolo della donna nell'educazione dei figli e nella formazione della personalità, perché noi sappiamo che la personalità nostra si forma attraverso l'introiezione delle figure con cui noi siamo a contatto, quindi la figura materna, la figura paterna, quindi o delle figure che sono delle figure di riferimento, quindi se non c'è il padre, non c'è la madre, ci saranno sempre delle figure, però la costruzione della personalità avviene attraverso questo processo di introspezione, quindi è una cosa estremamente delicata. Quindi quello che a me sembra ragionevole, che mi sembra sia stato intuito dalla Deder, di cui prima facevo l'esempio, è che la società e la madre e la famiglia devono essere complementari, non che la società debba togliere in mezzo completamente la madre e il padre, no, perché allora mi viene in mente, non so, tipo gli allevamenti delle mucche, in cui a una certa ora ci sono delle macchine che mungono le mucche, cioè il bambino c'ha bisogno di un rapporto personalizzato che una scuola in quanto possa funzionare, perché straordinaria non può dare. Io non sono d'accordo con lui. Cioè Badinter, Badinter, femminista francese, direi anche abbastanza accademica, anche senza abbastanza, ha scritto dei testi dove si analizza la funzione materna, e anche ha scritto dei testi che hanno analizzato un po' la storia della rappresentazione della figura materna, ma anche proprio la storia della maternità in Europa, principalmente in Europa, e lei sostiene, passami insomma la battuta, che è colpa di Rousseau, cioè fino all'illuminismo praticamente le donne o crescevano i figli collettivamente all'interno di società comunque o micro società allargate, oppure quelle più abbienti proprio delegavano il compito ad altre. Quindi non c'era questa figura, non c'era questo mito dell'attaccamento materno. Pare che sia venuto fuori con Rousseau, che a un certo punto è andato molto di moda nei salotti francesi, per cui queste signore hanno riscoperto la bellezza dell'allattamento. Perché Rousseau è noto perché lui ha abbandonato tutti i suoi figli. Sì, ha abbandonato. All'educazione pubblica, sì. Però perché per lui non doveva essere appunto. Sulla madre, Rousseau, sulle donne, Rousseau aveva delle posizioni sue, però appunto Badinter appunto mette a fuoco questa differenza fra il pre-illuminismo e il post-illuminismo rispetto alla cura dei figli, rispetto alle donne che si curano dei figli, cioè alla figura della donna che si cura dei bambini in maniera personale e con appunto coltivando questo attaccamento anche fisico, corporeo, sì, in qualche modo. Dico da un riferimento, sì, non è che gli eschimessi della Groenlandia non conoscevano molto,
Nemmeno gli amerindiani dell'Amazzonia conoscevano questo, eppure la figura della madre c'è. Non sto discutendo questo. Quindi, voglio dire, anche in precedenza, perché noi non dobbiamo pensare in un'ottica eurocentrica, quello che è accaduto, a parte che non mi pare che sia vero quello che viene detto da questa autrice, che i bambini venivano allevati collettivamente, non mi pare, c'era sempre la famiglia in qualche modo. E i movimenti tradizionalisti si chiamano patria, famiglia e proprietà, quindi la famiglia è sempre centrale. Ma negli altri continenti non c'è stata la recensione. Sì, ovviamente mi riferivo a famiglie allargate patriarcali, chiaramente, ma però comunque dove il compito era condiviso tra donne. Che sono famiglie, attualmente sono strutture sociali, talmente diverse. Posso dire una cosa? Scusa, voglio aggiungere un'altra cosa e poi dai. Sì. Quanto al fatto relativo all'importanza dei soldi che il marito porta a casa, io ho vissuto a lungo in ambienti estremamente popolari, minatori, contadini, eccetera, eccetera. È vero, il marito andava in miniera, portava i soldi a casa. Ma il marito che cosa faceva? Si prendeva i soldi delle sigarette, se li metteva in tasca, il resto veniva messo nel comò, nel primo cassetto del comò, e la moglie gestiva, non lo gestiva il marito. Okay. È che noi ci siamo creati un po' sto mito del patriarcato, dovremmo un po' rivedere come stanno i purtroppo non posso condividere tutta questa posizione, però beh, la tua. Mi stupisco del fatto che noi volevamo parlare di lavoro e donne. No, infatti, questo che sta portando a una piega che tra l'altro si va sempre a una società dove la famiglia è eteronormativa eppure messa in discussione, cioè non esiste in molte famiglie padre e madre, ma esiste anche famiglie in cui c'è uomini e uomini e madri e madri. Quindi come... Quindi comunque no, voglio dire, non è solo nell'espressione solo quella però comunque il discorso era un altro. Qua diciamo che invece l'attacco viene dato alle posizioni femminili più deboli, e chi ha dei figli sta in una posizione più debole. Infatti nelle ultime statistiche uscito qualche giorno fa, Sole 24 Ore, sono quelle che più lasciano il lavoro, cioè che stanno lasciando il lavoro perché non si possono occupare del lavoro e dei figli. Questo è, perché questo manca, questo è il problema, è quello che noi volevamo mettere come centrale all'interno del discorso, proprio questo, perché a livello di welfare e pubblico mancano sempre più strutture che negli anni 70 invece c'erano in ogni comune. Noi vedevamo che c'erano degli asili nido, in ogni struttura aziendale c'erano degli asili nido dove la donna poteva tranquillamente mettere i figli a lavorare, e adesso non ci sono più. In questo momento la donna sempre più deve ritornare a casa oppure fare dei lavori precari o lavori sempre più a nero. Questo è la situazione. O rivendicare degli asili nido oppure fare anche contrastare il welfare aziendale, che è quello di un'utilizzazione tutta privatistica del welfare all'interno delle aziende. Questo accade, e per fortuna leggevo oggi da parte della FIOM CGL che la maggior parte delle strutture aziendali e nelle fabbriche l'hanno respinto, perché preferiscono avere i soldi piuttosto che pagare una parte del proprio salario a darla a welfare aziendale, dove là si costruisce ulteriormente un'esternalizzazione e il lavoro precario è sfruttato per altri versi. Questo è fatto. Poi a me altri discorsi fino a un certo punto, non è questa l'occasione. Il contratto tutto incentrato su welfare aziendale. La maggior parte. Ho letto oggi la cosa della firma CGL. Sì, lo so. Però quindi. Io volevo invece, se posso, se non c'è stato un nonno, guarda. No, invece mi chiedevo quanto invece l'utilizzo del lavoro femminile dal capitale è stato utilizzato ed è utilizzato ancora oggi, nello stato attuale, per mitigare per esempio la conflittualità capitale-lavoro. Cioè spesso si parlava del fatto che, insomma, in tantissime saggi che io ho letto, che come dire, la presenza femminile garantisce,
diciamo, era considerata una sorta di mitigatore di conflittualità. E allora mi chiedevo invece quanto invece oggi, cioè appunto tra le tante domande che ci sono, cioè tra le quattro domande inserite, appunto la condizione della conflittualità femminile oggi all'interno appunto del mondo del lavoro. Se ancora oggi possiamo percepita come mitigante, a quanto sia percepita, io non saprei rispondere, non saprei rispondere a questa domanda, perché è stato utilizzato, facciamo tutti insieme, cioè, perché... come dire, mitigazione e obliterazione della conflittualità capitale lavoro, no? Le donne sono più pacifiche, sì. No? Si dice, sono più pacifiche, sono meno, invece oggi cioè, probabilmente nell'estrema precarizzazione un po' di tutti e di tutte questo viene a mancare sempre di più, però non saprei rispondere nello specifico, ti dico la verità, quello che vedo io è che dove i settori sono prettamente femminili la capacità vertenziale quando c'è è alta ed è molto organizzata, quindi non saprei dirti, cioè non ho esperienze di sindacato. Questa è anche l'espressione dell'elevazione coscienziale poi del mondo femminile nel lavoro. Poi, sì, diciamo che non, se non credo che... Se può essere considerata come un elemento, diciamo, la vertenzialità, per esempio, come un indice di consapevolezza... Ma semplicemente forse se la vogliamo mettere sul... proprio del... lo specifico, le donne parlano tra loro di problemi magari più concreti, per cui se si trovano insieme a parlare di determinate situazioni e si trovano in comune a viverle, forse hanno maggiori capacità di rete, non lo so, però questa è una situazione, in questo momento voglio dire appunto c'è talmente una frammentazione anche nella tipicità, no, dei lavori che io non la vedo da nessuna parte e non saprei proprio rispondere. Come per gli uomini c'è stato un rapporto sempre più individualistico, sì. No? Rispetto al lavoro, quindi c'è meno conflittualità, in altre situazioni però si è espresso e devo dire che sono state combattive come la vertenza OMSA per esempio, oppure quando c'è stato il problema IUX, oppure il discorso delle pause delle donne della Fiat, no? In qualche modo ci sono state delle risposte, però chiaramente poi tu lo rimandi un po' a quella situazione di conflitto e di rapporti di forza che riesci a stabilire, sia uguale per gli uomini che per le donne. Allora, provo a dire qualcosa. Allora, innanzitutto io non ho parlato di educazione dei figli, parlavo invece della necessità di pensare a una società che appunto prenda in carico la riproduzione sociale, perché quello che una donna fa nel suo corpo non è individualizzato e basta, ma è, diciamo, un arricchimento e una riproduzione sociale di cui la società si lava le mani perché è una società dominata dagli interessi del capitale. Il discorso è questo, il capitale cerca di identificarsi con il concetto di società, però è una cosa totalmente distinta e assolutamente antitetica. Detto questo, voi avete fatto delle domande sul patriarcato. Il patriarcato purtroppo sta nella testa femminile anche. Questa è la tragedia, diciamo, della subalternità femminile, non solo lavorativa. Ecco. Allora, io non sono femminista, questo non ha nessuna importanza. Io penso, se vuoi una definizione, che sono un pezzo di una classe che lotta per la sua emancipazione e c'ha un occhio particolare sicuramente sul settore femminile, proprio perché loro hanno citato una parola che ho detto io, la donna laboratorio, non so se è stato colto, sì. Ma la donna come laboratorio, intendevo in quello scritto che loro hanno resuscitato, intendevo proprio che l'elemento donna è stato diciamo lo studio con cui abbattere le
non solo difese lavorative, ma anche la retribuzione lavorativa. Quindi è l'attacco al salario l'obiettivo ultimo, fatto attraverso delle mediazioni che la donna offriva come dono che il capitale ha ricevuto dalle società precedenti, per cui un essere inferiorizzato è la perfezione da questo punto di vista. Allora, quindi la donna come laboratorio di studio per il capitale è stato l'utile possibilità di rendere sempre più debole le classi lavoratrici attraverso la conflittualità tra occupazione femminile e maschile, perché li ha messi in competizione. Per quanto riguarda l'educazione, di cui però non avevo fatto parola, ecco, se vogliamo, il problema dell'educazione femminile a cui teneva tanto Alessandra non è solo il discorso della formazione della professionalità, ma è anche l'accesso da parte femminile, nella misura in cui è madre e quindi è presente nella formazione della persona che si trova davanti, da costruire ovviamente, la educazione verso una non competitività, come il capitale esige dei figli: mio figlio deve andare lì in quel posto, guardate la figlia della Fornero, faccio un esempio facile, ecco, però la non competitività tra i figli, ma una socialità che dovrebbe rendere tutti uguali rispetto all'accesso all'istruzione, ai benefici, alla salute, eccetera. Allora, il discorso di Platone, io non vedo che debba essere eliminato il bambino dalla propria famiglia, assolutamente no. Però che una famiglia interiorizzi il fatto che la società deve accogliere tutti i figli, soprattutto dei lavoratori in questo momento, verso una eguaglianza di accesso, questo dovrebbe essere. Invece l'educazione che il capitale ha inoculato all'interno delle varie menti, maschi e femmine, è proprio quello di dire: io porto avanti il figlio mio, che così frega quello dell'altro che non troverà lavoro perché il mio ce l'avrà assicurato. E questo fa parte di tutte le forme di corruttela e di clientela che vediamo in auge pienamente, oggi più che mai probabilmente. Allora, il discorso dello smart, finisco lì perché ecco, è una delle... Allora, sullo smart si dice, è da sapere che inizialmente era predisposto solo per le donne, poi hanno visto che potevano utilizzarlo un po' anche in generale, però l'obiettivo era quello. Perché? Perché hanno cominciato la narrazione, uso il termine di Fabiana, per cui era un vantaggio enorme per le donne stare a casa, perché tu puoi lavorare anche se stai sulla spiaggia al mare. Allora, tutta la facilitazione della donna che sta dove stanno i figli probabilmente, o dove le conviene, perché era tutto a vantaggio femminile, tu puoi lavorare ovunque. Allora, che cosa è successo come risultato? Dico solo questo come narrazione, perché ce n'erano delle altre: non sei controllato, sei libero, lo puoi fare da remoto, il lavoro, non c'è bisogno che stai in ufficio, quindi risparmio pure la sedia se te la devo comprare, eccetera. Qual è il risultato? Che induce all'autosfruttamento maggiore. Tutte le donne che sono state intervistate, che hanno usato lo smart, hanno detto che hanno lavorato molto di più. Quindi ho messo dei numeri nell'articolo che ho fatto, adesso non me li ricordo, in cui hanno ravvisato che la produttività è aumentata a livelli esponenziali, ci hanno guadagnato miliardi, non milioni, i miliardi, con una attivazione personale. Perché? Perché la donna, proprio per la inferiorizzazione di cui è portatrice da secoli, che cosa si è detta? Oddio, non posso fare, adesso sto pure a casa, mi risparmio la benzina per andare in ufficio, metto a lavorare perché non voglio assolutamente che il mio cottimo, non lo capisce nemmeno che lo sia, possa dare il risultato richiesto. E per il risultato richiesto ci fa la notte, se non le basta il giorno.
perché magari è andato a fare la spesa o ha dovuto accompagnare i figli, eccetera. Allora il discorso dell'autosfruttamento non viene minimamente preso in considerazione, però tutte le persone intervistate hanno detto: ho lavorato molto di più. Quindi è una situazione di pacchia per il capitale, che utilizza quindi tutti i meccanismi più sottili per indurre all'aumento di una produttività che, nella misura in cui non è riconosciuta, non viene retribuita. Punto. Il controllo non può mancare, non c'è più il supervisore oppure il controllore, certo, basta il telefonino. Io so dove sta quella che sta lì, sta facendo il lavoro che io gli ho chiesto, e quindi non c'è bisogno che lei me lo dica, lo so già. Allora, tutta la tecnologia utilizzabile oggi fa sì che il controllo sia in tempo reale, minuto per minuto. Quindi non c'è più bisogno di avere strutture che mi facciano vedere il capo ufficio che apre la porta, oppure l'open space, in modo tale che io controllo tutti. C'è la tecnologia che sostituisce, e viene detto che non c'è nemmeno il controllo, quindi tu sei liberissima di fare quello che vuoi, purché mi porti il mio risultato, tutto quello che ti ho chiesto è quello. Allora, questi meccanismi vanno individuati e vanno denunciati a livello generale. Se poi vediamo che in particolare sono le donne che ci cascano, a maggior ragione è lì che bisogna intervenire e denunciare questa realtà. Il dato odierno, dicevo prima, dice il contrario. Attualmente sono più gli uomini a utilizzare questo. Sì. Volevo proprio chiederti questo. Cioè, sono le 8:02, solo che tu torni da dove sì. Andare via presto. 8:30. 8:30. Allora, quindi se da una parte a un certo punto avete detto che no, l'esperimento, l'esperienza in telelavoro a un certo punto è stata poi di fatto abbastanza fallimentare. Sì. Ora non so se ho pensato sulle motivazioni, probabilmente anche perché forse queste nuove, chiamiamole, metodologie dello smart working hanno un po' sorpassato un certo tipo di rigidità che il telelavoro comportava, cioè sicuramente il fatto della sedentarietà in un luogo specifico, il fatto che dovevi, cioè che l'azienda doveva farsi carico di mettere a disposizione, di sostenere i costi per tutta l'infrastruttura necessaria, diciamo, per la connessione. E mi chiedevo, quindi probabilmente questo livello di maggiore, chiamiamola, flessibilità che dà lo smart working lo rende forse anche più trasversale ai due generi, per cui il motivo per cui voi prima dicevate che la componente maschile è quasi predominante. Ho letto questo, cioè dai studi che abbiamo fatto noi. A me è sembrato, ho colto io, che il telelavoro, che invece storicamente è stato poco impiegato, pare, però diciamo le donne erano la percentuale maggiore che stavano in casa. Il telelavoro, esatto. Sia forse stato quello un po' un piccolo laboratorio per capire se questo tipo di lavoro avrebbe funzionato, ma non è bastato perché mancava l'elemento di flessibilità. E soprattutto era ancora legato a tempo di lavoro, retribuzione, il telelavoro, anche proprio come regole, no? Quello che ho capito io è che questo viene completamente, la differenza è sostanzialmente questa. Tra le due modalità di lavoro. Ma c'è l'elemento tecnologico, infatti non c'è l'azione, quello che fa la differenza. Quindi se noi abbiamo una percentuale del mercato del lavoro che è prevalentemente maschile, è chiaro che lo smart work colpisca prevalentemente gli uomini, questo è evidente. Poi che la responsabilizzazione della donna sia superiore è una cosa che noi rileviamo, ma statisticamente a me non stupisce che lo smart working colpisca più gli uomini che le donne, perché sono di più gli uomini a lavorare. Ci sono delle aziende, Cara lo sa più vicino, delle multinazionali che hanno organizzato il lavoro qui nel territorio dove viviamo, imponendo in qualche maniera uno o due giorni di non telelavoro ma di lavoro a casa, senza avere neanche appunto la scrivania di riferimento, perché quella va prenotata il giorno prima e c'eravamo 3.000 persone nella stessa città. Per cui diciamo che la tecnologia che permette il controllo di tutto quello che è il lavoro, perché tu quando accendi il computer arriva l'impulso a quello del personale che registra l'orario in cui tu ti sei attivato al lavoro. Dopo 15 minuti, 10 minuti che non muovi il mouse
ti calcolano pausa, perché evidentemente è tutto collegato all'orario, al centralino, col telelavoro, come lo facevi? Cioè là c'è il telefono col toppino di rame, veramente vuoi fare troppo. No, veramente, guarda, il telelavoro è ancora applicato. Cioè, sì, ma parliamo di altre realtà. Parliamo di un'altra epoca proprio, sì, parliamo degli anni 90. Qui parliamo di un lavoro, io pure ormai lavoro sempre a casa, una volta che fai la ricerca, magari quando io non stavo all'inizio, andavo in biblioteca a vedere tutte quante, io ormai mi scarico i paper, me li leggo, studio, scrivo e invio, non serve neanche la presenza. Pure per fare lezioni, sicuramente è molto più bello essere in aula, è un'altra cosa, ma tra un po' che compaio direttamente sullo schermo, c'è roba di 5-10 anni che non faremo più lezione, probabilmente. Sì, quindi tu non le rilevi queste... Come? Tu non le rilevi queste... Ma questa è una modifica di tutto. A parte i gradi che sono affascinanti, no? Perché è un discorso affascinante, sì, questo che si fa. La finalità è quello di aumentare il grado di sfruttamento, e questo siamo tutti d'accordo. È evidentemente uno sviluppo tecnologico del capitalismo nella fase attuale, soprattutto in fase di crisi, punta su questo, perché con l'azienda di cui non faccio il nome ma sta qua a Ponte Galeria ha ridotto i costi, stava prima Cinecittà, si è trasferita a Ponte Galeria riducendo i costi all'interno dell'azienda del 20-30%, appunto per la rotazione che fanno tutti i dipendenti che un giorno in più, com'è? E beh, sono parecchi quello che lo stanno facendo, quindi è una nuova organizzazione del lavoro, è ovvio che va a colpire gli aspetti più deboli della catena, che in questo caso sono le donne, tra qualche anno saranno probabilmente i neri e le donne, che poi ricordiamoci, come diceva ieri uno, che c'è sempre qualcuno più a sud da noi. Sì, sì. Per cui... Beh, non abbiamo aperto questa discussione perché... Posso? Sì, dicevo però su questo aspetto della fascinazione, però penso che dietro ci sia proprio una gran fregatura. Perché questa forma di smart working secondo me colpisce innanzitutto la socialità del lavoro e favorisce invece l'individualismo. In secondo luogo fa perdere di vista proprio il rapporto tra dello sfruttamento tra capitale e lavoro, perché lo smart working ti dà l'impressione che sei imprenditore di te stesso in qualche modo. E terzo, la questione fondamentale che dicevate, che sparisce proprio l'orario di lavoro, e quindi non può fare neanche più la lotta fondamentale, che è quella per la riduzione dell'orario di lavoro. Cioè, non c'è manco più bisogno del controllo, perché c'hai l'autosfruttamento e l'autocontrollo, cose di cui parlava Carla. Poi, vabbè, rapidissimamente, tornando al discorso di Platone, cioè Platone lo faceva proprio perché diceva che se uno ha suo figlio, cercherà di favorire comunque suo figlio, e questo porta tutti i problemi della società, tutti i problemi del nepotismo che sono centrali per la crisi della società. Proprio per questo lui diceva, nessuno deve sapere qual è suo figlio, perché in quel modo tutti collaboreranno all'educazione, diciamo, nello stesso modo, senza favorire questo aspetto. Invece, tornando pure qui rapidissimamente al discorso di Rousseau, veramente non riesco a capire l'accusa di Rousseau, però forse perché non capisco il libro, che appunto, se io penso pure all'Emilio di Rousseau, no? Cioè, l'Emilio di Rousseau non è per niente, cioè per niente questa centralità nell'educazione della madre, cioè il bambino viene portato fuori, diciamo, dal nucleo familiare, ed è educato dal precettore. Forse, però non conoscendo il testo mi azzardo, è semplicemente il discorso che con l'illuminismo nasce la famiglia mononucleare rispetto alla famiglia precedente. Però io credo che quello sia comunque uno sviluppo storico, la famiglia mononucleare, sia per il rispetto dei bambini, ma anche per il rispetto delle donne, rispetto alle società precedenti dove l'uomo aveva diverse donne, concubine, schiave. Ma forse è passato da famiglia contadina a quella della società industriale. Sì, sì, no, poi certo ci sta, dietro ci sta, dietro ci sta, dietro della famiglia contadina, perché le famiglie contadine, i bambini erano un po' di tutti, no? Ci sono i racconti e effettivamente la mamma gli dava la luce, però dopo tutti si occupavano delle famiglie contadine dell'Emilia Romagna, per esempio, tutti si occupavano dei bambini. Ma scusa, ma tutti non si occupavano, perché c'era molta meno, proprio perché non c'era nessuno che era responsabile in prima persona. L'attenzione ai bambini io so che comincia nell'800. Comincia proprio con la famiglia mononucleare. Attenzione.
Sì, sì, l'attenzione ai bambini. Quella è legata, quella è legata però alla famiglia monoclonale. Certo. Comunque sta uno sviluppo. Gli studi Bowlby sull'attaccamento materno, che dice che fino ai 3 anni lì, poi le teorie sono tante. Addirittura l'ho visto nell'arte, nei disegni e nei ritratti, insomma, dei bambini. I bambini sono vestiti sempre come dei piccoli adulti, no? E non c'è mai la configurazione esatta del bambino, cioè con i suoi rapporti diversi dall'essere adulto, no? E quindi l'attenzione nei confronti del bambino è rappresentata addirittura nei quadri, cioè la non attenzione al bambino come, diciamo, essere che deve crescere, quindi è diverso dall'adulto. La diversità viene conquistata solo nell'Ottocento. E infatti se si vedono i quadri, per esempio, del Rinascimento, le Madonne sono bellissime, i bambini di solito non sono guardabili. Perché anche le Madonne con un bambino è un mostro. Mentre le Madonne sono perfette. Il bambino di solito non lo sa raffigurare. Adesso ho capito perché non riuscire a capire questo. Beh, però, precedentemente all'Ottocento, forse non era generalizzato, ma il potere, anche ai massimi livelli, era familiare, erano i figli del re o il figlio primogenito del re che prendeva il suo posto. Questo è precedente. Però quello solo delle classi nobili. Io questo voglio. Nelle classi nobili la donna, dopo aver partorito, dava la balia al bambino all'allattamento, non se ne occupava più, poi lo rivedeva e lo cresceva ogni tanto, ma non si occupava del bambino. Questo era, diciamo, l'iter delle classi dominanti. D'altronde è stata la società, diciamo, massificata che ha portato avanti invece l'attenzione nei confronti dell'infanzia. Comunque io, se loro volete concludere, io concluderei con una cosa, se mi permettete, io darei, non perché mi hanno nominato in continuazione, questa è la loro pecca, anzi, no, veramente, io invece vorrei saltare la loro prestazione perché è stata la prima esperienza di crescita del lavoro che facciamo noi, ecco, no, veramente, e quindi è la prima, diciamo, volta che è stato possibile, posso dire, tra parentesi, non a caso sono donne, e questo se poi mi rende più vicina al femminismo, ma proprio... Tu sei femminista, ma non lo sai. Non lo so, ecco, va bene, può darsi, che ne so. Però in un'ottica un po' diversa da quello storico. Vabbè, e quindi no, veramente è questo il lavoro che dobbiamo pensare che qui dentro si sta facendo. Ecco, mi fa proprio piacere che questo sia riuscito per merito loro. Grazie della fiducia. Ci hai dato un'occasione di studio. Potete spiegare perché, appunto, visto che la pensate, da quello che ho capito, molto similmente a Carla, cioè perché voi però accentuate, diciamo, questo aspetto dei femministi, no? Perché è un discorso di pratica. Semplicemente, il femminismo si definisce, cioè, con la pratica. Quando dicono perché sei femminista, io rispondo sempre perché non esserlo. Primo, e poi comunque la questione di, sì, di pratica. Non dipende dai libri che leggi, non dipende da... Cioè di pratica in che senso? Pratica con le altre, pratica femminista con altre donne. Anche di crescita politica, di percorsi politici fatti insieme, di fare le lotte insieme alle donne. Noi abbiamo lavorato tanto sulla salute, sul consultorio, contro la chiusura dei consultori, contro l'accorpamento dei consultori. E quindi perché il bambino è in quel caso? Perché? Perché il gruppo sociale che c'era? Sì, no. Potresti pensare solo, questo era questo. Non è un ritorno al femminile a certi ambiti. Sì, tu potresti avere ragione. Però se è un approccio territoriale.
pragmatico, ti devi occupare dei posti dove sono le donne, cioè devi incontrare tu devi incontrare le donne e i problemi che hai. E che sono sempre delle lotte di rivendicazioni. Ma in questo momento non è che puoi fare tanto. Direi quasi. Ma questo mi porta alla domanda, d'accordo, allora che pensiamo? Che ci sia un capitalismo possibile se si governano tutte queste contraddizioni che si possono recuperare sindacalmente rispetto al lavoro, alla condizione della donna, a certe condizioni? Ma io credo che quelle cose che tu le hai ottenute perché sei riuscita, perché te l'hanno date, perché nessuno te le dava, perché sei riuscita a stare in piazza e fare delle lotte e dei rapporti di forza che hai messo in piedi, perché nessuno a quell'epoca ti avrebbe dato l'aborto oppure i consultori oppure la possibilità pure appunto di avere una maternità assistita e gratuita e tutta una serie di cose che nelle lotte degli anni 70 sono state conquistate, no? Quindi come tanti, io non vedo che siano solo rivendicative, no? E soltanto di diritti. Renato, se posso mi permetti, posso, scusami sì. Se ti scavalco, però quello che tu dici, io voglio dire una cosa, i Black Panther insegnavano ai bambini piccoli delle elementari che si alzavano, li facevano alzare dal banco e gli dicevano: devi dire io sono bello, questo insegnavano. Che vuol dire questo? Che era tale l'assoggettamento che i negri americani avevano ricevuto, che la loro emancipazione passava attraverso il riconoscimento che anche loro erano belli e non era solo il bambino bianco a essere bello. Allora questa dimensione di inferiorizzazione deve essere riguadagnata all'interno, in primo luogo dei negri ovviamente, ma in tutta la società. E questo è un problema, il buco dell'assistenza alla donna, noi lo vediamo perché dagli anni 70 che loro, prima Paola diceva c'erano delle strutture, adesso non ci sono più, perché hanno lottato contro la 194, contro i consultori, certo fa parte ovviamente, ma l'obiettivo di classe dell'abbattimento delle resistenze sociali passa attraverso tutto. Ma in particolare la donna, proprio per quello che è stato detto prima, è l'ammortizzatore sociale che se viene a mancare e magari c'è qualche disastro in più sul piano del controllo sociale. Allora è questo il problema, la donna deve essere sempre controllata e questo noi lo vediamo in continuazione e le debbono essere tolte tutte le sue possibilità di emancipazione. Perché alle donne del sud viene scoraggiata l'idea lavorativa? Ma perché lì si lavora meglio su una mentalità che diciamo è appiattita per definizione, mentre invece sulle donne che si emancipano adesso si sta facendo vedere che le donne hanno raggiunto tutti i posti politici e di manageriali e di prestigio esattamente come gli uomini, il che è assolutamente falso. Dopodiché tutto il resto delle donne che non sono il modello da presentare come il fiore all'occhiello può starsene tranquilla e gratificata proprio di questa dimensione. Allora dobbiamo capire che l'attacco al femminile, al consultorio, è un attacco di classe, non è una rivendicazione di un settore della società. Posso dire una cosa bellissima? Provo a rispondermi da solo sulla questione del femminismo. Forse c'ha senso dirsi femminista. Perché? Perché le donne vivono, come abbiamo visto, cioè sono quelle più sfruttate, perché vivono un duplice sfruttamento, cioè non solo lo sfruttamento tipico della società classista, ma anche lo sfruttamento della schiavitù domestica, del patriarcato. E quindi in qualche modo, come diceva Marx, che gli operai inglesi si possono emancipare veramente quando si batteranno per l'emancipazione
degli irlandesi, perché se te non superi, diciamo, i rapporti colonialisti non riesci manco a emanciparti, se te non superi il patriarcato non riuscirai manco nemmeno a emanciparti dal punto di vista sociale. E quindi forse da questo punto di vista, cioè, è importante questa definizione, proprio perché diciamo che la lotta contro il patriarcato è essenziale pure per la liberazione, diciamo, dal punto di vista sociale. Non so se è giusto. Noi diciamo che il capitale è il patriarcato. Il nostro striscione diceva giusto. Cioè, è una cosa sola. Sì, soprattutto stamattina. Grazie. La prossima volta gli spiegherò questa cosa che è capitata per il cielo, io non ho capito.